Tra le nebbie della Toscana si erge l'imponente castello di Malaspina, una fortezza intrisa di mistero e oscurità. Le sue mura millenarie nascondono segreti sepolti nei secoli, mentre le ombre danzano sulle pietre antiche, testimoni mute di intrighi, amori e tragedie. E noi siamo qui a raccontarli. Il castello di Malaspina sorge maestoso su una collina vicino a Massa. Questa imponente struttura domina l'omonima città con la sua posizione strategica, testimoniando l'arte e l'ingegneria medievale. Costruito nel periodo medievale, il castello ha subito nel corso dei secoli varie aggiunte e modifiche che ne hanno arricchito l'aspetto architettonico, donandogli una personalità unica nel suo genere. Le sue mura spesse e le torri imponenti, costruite con la pietra locale, conferiscono al castello di Malaspina un'aura di robustezza e imponenza, mentre le torri, disposte strategicamente lungo le mura, offrivano un'eccezionale visuale sul territorio circostante, essendo un punto cruciale di difesa durante i periodi di conflitto. Una volta varcato il portone, ci si immerge in un viaggio nel tempo attraverso le diverse sale e stanze del castello. Affreschi, camini monumentali, volte a crociera ed altri dettagli architettonici narrano la storia e l'importanza della famiglia Malaspina, che ha dominato la regione per secoli, lasciando un'impronta indelebile nella storia e nell'architettura della Toscana. Un vero e proprio tesoro da esplorare ed ammirare. Ma quando si passa al lato scuro, queste affascinanti bellezze vengono messe in ombra. Ci si potrebbe imbattere in un'anima perduta che vaga tra le mura del castello. Si racconta una storia con una trama tanto oscura quanto affascinante, che si intrecciava tra i vicoli tortuosi del tremendo destino che attendeva i due del racconto. Si narra che la giovane principessa Malaspina fosse caduta vittima dell'amore proibito. Lei, una giovane incatenata dai lacci dorati della nobiltà, s'era lasciata rapire dall'ardore di un uomo di umili origini e i due erano rimasti intrappolati nel labirinto delle loro passioni ribelli. Il loro amore era sbocciato, come un fiore proibito in un giardino di spine. Ma il profumo di quel fiore, inebriante e dannato, destò l'ira della famiglia di lei, che, scoperta la fuga dei due amanti, inviò le guardie per trovarli e riportarli al castello. Ricondotti all'ombra delle torri antiche, il destino dei giovani si tinse di rosso. Il padre di Malaspina non tollerava affronti alla sua autorità e così, con il freddo sibilo della lama del boia, decise il destino dell'amato della principessa. Fu una condanna pubblica per mostrare al mondo il prezzo dell'ardire e del tradimento. Ma il cuore della principessa, già spezzato dalle lame affilate della tirannia paterna, continuava a bruciare d'amore. Imprigionata tra le mura di pietra e di rimpianti, essa vegliava sulle ceneri del suo amore, con lo sguardo perso nell'abisso del ricordo. La principessa trascorse il resto dei suoi giorni imprigionata nel castello, e così, come un fantasma avvolto nella nebbia dell'eternità, la principessa Malaspina si aggira ancora oggi tra le ombre del castello, in cerca di redenzione per il suo peccato, o forse solo di quell'ultima carezza d'amore che nemmeno la morte potrà spezzare. E c'è chi è sicuro di averla vista ancora tra le mura del castello. Sebbene molti eventi potrebbero trovare spiegazione nella banale suggestione o in soluzioni razionali, alcuni viaggiatori del castello raccontano fatti tanto inquietanti quanto enigmatici. Parlarono di presenze sfuggenti, di un'ombra pallida che danzava in silenzio attraverso le stanze, portando con sé un freddo tagliente capace di raggelare l'anima. Altri raccontano di aver udito voci sommesse che sfuggivano dalle pareti scrostate e da ogni angolo nascosto delle stanze. Lamenti soffocati, passi furtivi che echeggiavano nell'oscurità, anche quando ogni presenza umana sembrava assente. E ci furono coloro che, avventurandosi nei meandri misteriosi del castello, avvertirono su di sé l'indefinibile peso di sguardi invisibili, compagni oscuri di un viaggio nel regno delle ombre, laddove si diceva che il fantasma fosse solito aggirarsi. E così, il fantasma di Malaspina continua a vagare tra le stanze vuote, il suo lamento perduto nel vento, mentre il castello custodisce gelosamente i segreti di una storia mai completamente svelata.